Mi sono appena arrivati due pacchi giganti che non so minimamente cosa siano. E quindi in questo video andremo a vedere cosa sono. In realtà ho idea di cosa potrebbero essere. Fatto sta che andiamo a prendere la nostra amica GoPro. Ok, prendiamo il nostro taglierino, tac. E iniziamo con questa che sembra essere la scatola più piccola. Ragazzi, non so minimamente cosa possa essere. Cioè, ho delle idee, ma non ne sono minimamente sicuro. Quindi stiamo a vedere. Oddio, ho visto qualcosina. Ragazzi, guardate qua. Un altro drone, oddio. Oddio, 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 oddio. Eccolo qui, tantissima roba, ragazzi. Poi vi spiego, la storia. Non preoccupatevi, intanto lo mettiamo un attimo qua. Perché sono troppo curioso di vedere cosa c'è nell'altro pacco a sto punto. Perché se è un altro drone io impazzisco. Ok. Ok. Oh. Oddio, un altro drone. Pazzesco, ragazzi. Niente, sono un bambino felice. Adesso state calmi, so già che state commentando. Yaki, perché tutti sti droni? Vi spiego tutto. Cioè, da zero droni ad averne due in un video solo così a caso senza neanche saperlo a momenti. Allora, molta, moltissima calma. Sono arrivati oggi queste due cose. Uno DB Power e uno Drocon. Ok, ci siamo. Praticamente è successo che dopo il video che ho fatto sul mio drone, sul mio Phantom 3 Professional, quello che è contenuto esattamente qui dentro, che vi ho già mostrato in più video, mi sono arrivate delle mail di aziende che fanno droni, sponsorizzano droni, vendono droni, che mi hanno chiesto: vuoi dei droni? E io: sì! E quindi me li hanno inviati sostanzialmente gratis. Chiaramente non mi pagano per dire: ehi, questo è bello, ehi, comprate questi. Ovviamente vi lascerò i link in descrizione, così se volete andare a vederli potete. E niente, non me l'aspettavo minimamente, perché questo è successo tipo l'altro ieri. Sono arrivati con Amazon Prime in un giorno neanche, quindi pensavo fosse un'altra cosa nel pacco. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Direi che possiamo quindi vedere cosa c'è dentro. Partirei da questo qui però. Quindi andiamo a vedere un attimo tutto quanto. Poi li proveremo in video appositamente appositanti. Però abbiamo anzitutto qua degli adesivi molto molto carini, il manuale di istruzione. Poi vediamo un attimo, un attimo, un attimo, un attimo. Andiamo ad aprire. Oh, molto interessante. Qua abbiamo la batteria, suppongo. Qua abbiamo i paraeliche. Qua abbiamo i piedini, le eliche e il nostro amico drone, che sembra essere anche molto molto carino, anche a livello di materiali, anche a livello di costruzione. Quindi abbiamo drone, paraeliche, piedini, eliche, vari arnesi per regolare cose, suppongo. Questo è un supporto per la telecamera. Qua c'è una cosa per ricaricarlo. Qua sotto invece c'è il telecomando, esattamente questo qui. Sì, il telecomando è fatto di una plastica normale, diciamo. Però ci sta, non sembra fatto male, eh? Facciamo che ricomporre velocemente la scatola, poi andremo a vederlo meglio insieme. Volevo a sto punto vedere però l'altro. Zack. Questo qui è bello cattivo. Attenzione, ragazzi. Attenzione, perché questo sembra ancora più tosto, anche se non ne sono sicuro. Li voglio un sacco, questa cosa è molto interessante. Se fate una recensione praticamente vi regalano gli occhiali col visore, e questi ci servono un sacco, così possiamo fare tipo le gare. Tra l'altro proprio ieri c'è stata la finale mondiale del campionato 2017 dei droni, la DRL, che hanno fatto su Sky tra le altre cose, ed era tanta di quella roba che non avete idea. Comunque, oddio, sembra veramente delicatissimo, è veramente leggero, ragazzi, incredibile. Oddio, non potete capire. Qua c'è il telecomando, che è decisamente più figo. C'è anche lo schermino qua LCD. Qua c'è per il telefono, suppongo. Ah, ok, funziona tipo quello del Phantom. Questo a cosa serve? Ah, il copri luce. Oddio, che figo. Tanta roba, ragazzi, c'ha solo la USB. Cioè, con questo si ricarica tutto quanto. Si ricarica il drone senza batterie, senza niente. Interessantissimo. Devo essere sincero, è molto, 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 molto bello. Nel senso, proprio anche a livello estetico mi piace, mi sembra una roba veramente fighissima. Però a livello di solidità non è che mi convinca troppo. Staremo a vedere. Qua comunque ci sono tutti i pezzi di ricambio, tutte le varie cose. Questa credo che sia un'altra batteria addirittura. Eh sì, perché la batteria va lì.
magari... Ci sta. Ovviamente adesso dovrò cercare di capirci qualcosa e poi tenterò anche di provarli. Ok, mi sono perso un attimo, però vi spiego tutto. A parte qua che c'è un disordine catatonico con tutte le scatole nella mia camera che dovrò mettere in ordine io. Qua ci sono i miei due nuovi droni che mi sono arrivati oggi. Detto questo, io oggi non avevo programmato di provare i droni e fare un video dove provavo i droni, anche se in realtà questo qui l'ho già provato. Questo qui non ancora perché era scarico, quindi l'ho messo a caricare, storia lunga. Però volevo comunque farvi vedere questo video perché tipo è stata una super mega gioia. Io non pensavo arrivassero così presto. E ne dovrebbe arrivare un altro, quindi dovrebbero essere in totale tre. E per questo non voglio farvi vedere in questo video la prova. Volevo fare una sorta di video dove ve li mostravo tutti e tre insieme, con pregi, difetti di ogni modello. Chiaramente già se volete dargli un occhio trovate i link qui sotto in descrizione. Sono super mega felice, sono un bambino felice. Cioè adesso ho ben tre droni, da nessuno a tre, è incredibile. Tra l'altro questo qui, anche se sembra molto molto delicato, fidatevi che è in volo, è tanta di quella roba, divertentissimo. Poi vedrete prossimamente, io non vi dico nient'altro. Spero quindi che questo video flash unboxing con tante bellissime scatole vi sia piaciuto. Io sono un sacco contento che anche a voi piacciono i video dei droni, perché io mi diverto un sacco. Quindi ci vediamo prossimamente con video dove farò volare questi droni e li proveremo insieme, quando arriverà anche il terzo, se mai arriverà. Dovrebbe arrivare, se ho capito bene. Quindi dai Yakidale e dai nuovi suoi due droni era tutto. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.